Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni qui su Twitch dalle ore 17 in poi, ragazzi. Quindi tutti i giorni Empire & Puzzle dalle ore 17 siamo sempre qui, siamo sempre qui. Inoltre vi ricordo che abbiamo un canale Telegram, Empire & Puzzle Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, sulle varie novità, notizie, quello che succede nel mondo di Empire & Puzzle e anche su quello che facciamo qui in diretta. Quindi ragazzi, per non perdervi nulla, seguiteci, seguiteci, seguiteci. Come state oggi, ragazzi? Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Ciao Dani, buon pomeriggio a te. Come va, ragazzi? Come va? Come va? Come va? Cogliamo un po' di roba qua costruita. Volevo fare una... Ah, la pubblicità, ragazzi. La pubblicità, perché ci guardiamo subito le pubblicità. E poi parliamo un po' di quello che è successo questa mattina. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Cose assurde. Cose assurde. Cose assurde. Allora, questa pubblicità vista, e qua nessuna pubblicità, quindi dovremmo chiudere. Riapriamo il gioco. Riapriamo il gioco. Dov'è la pubblicità? Eccola. E così funziona. Ormai ho sgamato come funzioni, ho sgamato. Allora, vediamo cosa ci dà questa pubblicità. Un gettone che ce lo andiamo subito a consumare, questo, quindi nessun problema. Andiamoci a vedere un po' che cosa ci abbiamo qui. Una chiamata, tre chiamate addirittura, grandissimi. E vabbè, ci prendiamo sta boccetta, siamo a livello 2. È iniziato di nuovo il sentiero, ovviamente, perché ormai non c'è più lo spacco tra un sentiero e l'altro, come ben sapete ormai da qualche mese a questa parte. Andiamoci a prendere un po' di eroi e ce li buttiamo un po' addosso. Allora, chi stavo alzando io? Non mi ricordo più. Il blu, giusto? Quello 4 stelle. Eccolo qua. In ordine di potenza. Qua ci vuole il pulsante per andare giù. Qua ci vuole il pulsante per andare giù. Oltre al fatto ci vorrebbe un altro pulsante per selezionare tutto quello che c'è da sapere. Cioè tutto c'è da sapere, tutto quello che c'è da mangiare. Cioè gli devo insegnare tutto io, gli devo insegnare a questi, eh. Cioè devo dare io tutti questi suggerimenti. Sì. Mangia. E via, e via, e via. Perfetto. Qua che bisogna fare? Usa due truppe per ottenere esperienza. Quindi dobbiamo usare due truppe. Quindi devo prima trasformare questo in caserma. Aspettiamo sti 10 secondi. 10 secondi. Ok. Devo usare due truppe per fare. Ma c'ho questa 4 stelle. Vediamo chi si è messo meglio. Questa viola 24, 24 a pelo. Quindi alziamo ancora questa viola, così la prossima volta, se dobbiamo salire di livello, ce l'abbiamo più vicina. Arriviamo a 1 milione di cibo e ci fermiamo. Perfetto. Quanto cazzo consumano ste truppe? Se la prossima volta dobbiamo salire di livello, saliamo questa. Ci troviamo avvantaggiati. Ce l'ha data, vero? Sì. Trionfa due battaglie raid consecutive. Quindi ora le facciamo anche questa. Allora, riconverti di nuovo in fucina. Abbiamo le sfide fatte, quindi questa. E abbiamo un'altra ricompensa. Ok, un eroe istruttore. Poi prendiamoci un po' questo che va qua dentro. No, onestamente no.
Voglio aspettare che sì, giovedì la facciamo in diretta, prendere sta roba, magari accumuliamo gli Arca Shard nel frattempo. Abbiamo un sacco di eroi, un sacco di reclute che le buttiamo qua dentro. Al momento non ci interessa altro. E poi vediamo cosa è successo stamattina, ragazzi. Per chi non segue il canale Telegram, ragazzi, ve lo rimostro ancora una volta. Impara in paso l'ita enciclopedia secondo Antiac, lo potete trovare qui su Telegram. Cosa è successo? Ragazzi, è successo che sostanzialmente è iniziato Valhalla per sempre. Quindi terza stagione con i vari sconti da sconti sulle energie. Da lunedì stamattina alle ore 8 fino a giovedì ore 8. Qua ci stanno anche alcuni stadi in cui farmare, dove aprire più velocemente i bauli, dove sbloccare gli avatar di Valhalla se a qualcuno serve. Questi sono tutti i miei pareri degli eroi, anche se sono un po' vecchi ormai. Devo un po' riaggiornare questi un po' alla volta, li rifacciamo. E poi cosa c'è in evidenza? C'è Norn, Freccia col costume, hanno aggiunto Frigg col costume. O meglio, hanno aggiunto il costume di Frigg e l'hanno messa in evidenza, e poi hanno aggiunto il costume di Fura, nella fattispecie. Parleremo sia del costume di Frigg sia del costume di Fura giovedì, dalle 19 alle 21, alla diretta di approfondimento, lì parleremo di questi due eroi. Inoltre, cosa è successo? È successo che praticamente ci hanno regalato, come tutti i lunedì, 25 monete Valhalla, ragazzi, a sto giro. Quindi andate il solito Empire & Puzzle store, quindi empireandpuzzle.com tranquillamente, o cliccate qua sopra, vi trovate subito. Vi loggate se non siete già loggati e ritirate il regalo. Come al solito ci cliccate sopra, vi dice che è ok e poi vi ritrovate in gioco le 25 monete. Ma la cosa più clamorosa è questa qui, ragazzi, è questa qui. E ora vi spiego con calma cosa è successo stamattina. Che ancora adesso c'è gente che si lamenta, giustamente. Allora, dicevo, questa mattina appena iniziata Valhalla, appena si è aperto questo portale per almeno 15 minuti, per almeno 15 minuti, in evidenza c'erano sempre Frigg col costume, sempre Freccia col costume, ma invece di avere Norn come è adesso, attualmente, e come doveva essere in realtà, c'era Tyr in evidenza. Ed è un errore abbastanza basilare perché, come sappiamo, già abbiamo visto che in beta hanno testato già il costume di Tyr, quindi a brevissimo Tyr avrà il costume e quindi sarà inserito e quindi sarà in evidenza. Di conseguenza, cosa comporta? Comporta che questo eroe messo adesso in evidenza non aveva senso. Mettere Tyr in brevissimo tempo, due volte in evidenza, non aveva alcun senso. E infatti l'hanno sistemato mettendo Norn in evidenza al posto di Tyr. Ma questo è già il terzo errore che fanno in modo allucinante. Un altro errore che hanno fatto è stato Frigg. O meglio, come vediamo qua, Frigg, il costume di Frigg è diverso dalla beta che abbiamo visto in passato, che hanno testato i beta tester e quant'altro. È diverso. Però loro che hanno fatto? Hanno messo la versione della beta così com'era nel portale. Poi, a portale già aperto, hanno modificato e l'hanno messa nella versione come è adesso praticamente. Quindi, per il terzo portale di fila, hanno sbagliato, ma a suo giro addirittura due volte, non solo l'eroe in evidenza, ma proprio l'eroe. L'hanno cambiato così com'era. Poi ci sono state anche due bug. Il primo bug è che la visione, la chiamata del Valhalla qui, sostanzialmente non c'era Frigg. Ed era in questo modo, ve lo faccio vedere da qua perché ho fatto lo screen. Eccolo qua. Si mostrava in questo modo, non c'era l'eroe. Cioè, che vabbè, è una cazzata questo rispetto alle altre. Però, cazzo, cioè, non è che fate altro nella vita, dico io, cazzo, non è che ci voglia molto. E oltre questo c'era un altro grosso bug, che se riesco ve lo faccio anche vedere.
è un video, ve lo faccio vedere. Praticamente quando Fridge partiva con la speciale, crashava il gioco. Semplicemente. Qua dovreste vederlo. Sì? Sì. Ok. Questo è il video, ragazzi. Qua parte, vabbè, l'altro. Ora parte Fridge. Nel momento in cui parte Fridge, boom, crashato. Ed è un qualcosa di allucinante, ragazzi. Cioè, allucinante. Hanno sistemato entrambe le cose perché hanno aggiornato il gioco, ragazzi. Infatti, ora, se andate a vedere nel Play Store o nell'Apple Store, sostanzialmente c'è un aggiornamento di Empire & Puzzle. C'è la versione 54.1. Dovrebbe già essere per tutti, perché è un errore veramente grossolano. Un crash del sistema, perché quando parte Fridge non mi sembra proprio bellissima come cosa. E anche a sto giro hanno fatto la loro figura di merda. Ciao Tris, buon pomeriggio. Cioè, ragazzi, stiamo parlando dall'inizio dell'anno nuovo hanno praticamente sbagliato tutto quello che c'era da possibile immaginabile. Cioè, ora, come vi ho detto anche su Telegram, ragazzi, chi ha avuto il problema, o meglio, chi ha fatto le chiamate quando c'era qui ancora in evidenza Tyr invece che Norn, o addirittura ancora prima, quando la speciale di Fridge col costume era diversa, ragazzi, lamentatevi al supporto, e ve lo ripeto per l'ennesima volta anche a sto giro, lamentatevi ragazzi, può essere che non ci danno niente, perché ho fatto anche io la chiamata, anche io ho contattato l'assistenza, ancora non mi hanno risposto ovviamente, però più si lamentano, ragazzi, meglio è, perché sono veramente errori grossolani questi che hanno fatto. Cioè, è il loro lavoro questo, non è che fanno altro, ripeto, carità. Può capitare, ma siamo a 3 su 3, ragazzi, 3 su 3. Però c'è un precedente. Il precedente è quello di Atlantide, perché Atlantide, nonostante ci sia stato questo problema, nonostante ci sono state lamentele, loro hanno sorvolato. Il portale ninja, la torre dei ninja, era un attimino più complesso, presumo, perché comunque ci siano state molte più chiamate rispetto ad Atlantide, e quindi hanno rimborsato, però Atlantide no, quindi io presumo che, se non sono state tante le lamentele, ragazzi, difficilmente anche in Valhalla rimborseranno. Io personalmente ho fatto la chiamata appena è uscita il portale. Ho beccato l'amico Kaedmon. Dove sta? Eccolo qua. Appena c'era, erano le 8 e qualcosa, le 8 e 10, 8 e un quarto massimo, ho fatto la chiamata e mi ha dato Kaedmon. Ho fatto pure io la richiesta di assistenza, e vediamo cosa mi dicono. Mi hanno risposto che valutano la mia segnalazione. Sì, ma perché alla fine io penso che più siano le segnalazioni che arrivano, più ci sia la possibilità che diano dei rimborsi. Ma ripeto, secondo me Ninja è stato un caso isolato, perché ci sono state talmente tante chiamate che effettivamente secondo me non potevano farne a meno. Che ho visto tipo qualcuno che ha ricevuto 266k di gemme, cioè 266.000 gemme. Quindi quante cazzo di chiamate aveva fatto, non lo so. Quindi può essere anche quella la differenza, anche perché Ninja non c'erano da parecchio tempo, quindi magari qualcuno si è accumulato tutto prima di farle, quindi boh, vedremo. Comunque, nel caso in cui qualcuno abbia fatto le chiamate durante Valhalla appena uscito, provate a fare la segnalazione e vediamo che cazzo succede. Tanto in questi giorni
ce lo faranno sapere, quindi poco male, poco male. È roba allucinante, comunque sono veramente, secondo me sono veramente errori che non stanno in cielo né in terra. Cioè, cavolo, ripeto, noi sappiamo già in anticipo chi può uscire, quindi loro lo sanno con certezza. E mi va a mettere un tir in evidenza quando sai benissimo che c'è tir col costume. Infatti il mio dubbio era, vuoi dire che mettono anche il costume a tir, quindi ne mettono due insieme in Valhalla, e allora avrebbe avuto senso, ma invece no, hanno lasciato solo Frigg e poi ci hanno messo tir normale, senza senso, proprio senza un senso logico. Poi hanno cambiato Frigg all'ultimo momento e si sono dimenticati di cambiarlo, in realtà questo è successo, semplicemente, semplicemente. Voi avete fatto qualche chiamata? Dani, tu hai fatto qualche chiamata, quindi chi è beccato? Ragazzi, vi ricordo che giovedì 19 gennaio faremo la diretta di approfondimento, come sempre, come tutti i giovedì, dalle 19 alle 21, e in quella diretta parleremo del costume di Frigg, del costume di Fura, ed in più giovedì inizierà anche il Capodanno Lunare, quindi i due eroi dovrebbero essere due gli eroi in evidenza, o meglio inseriti nel Capodanno Lunare, e l'eroe nuovo inserito nella quinta stagione, perché il 19 inizierà sia le Dune, quindi la quinta stagione, sia Capodanno Lunare. Quel giorno, la sera, parleremo di tutti questi eroi, ragazzi, quindi non mancate giovedì. Una Brynhild è andata bene, su, via. Allora, ragazzi, io direi torneo raid. Come siete messi a torneo raid? Come vi sta andando il torneo raid? Proprio il nulla. Qua c'è proprio tipo il rotolo di paglia che attraversa la strada. Proprio nulla. Andiamo a combattere, va. Allora, abbiamo attacco lampo. Quindi, allora, vediamo un po' cosa possiamo fare qua, dai. Cosa possiamo fare? Vabbè, ragazzi, io come faccio a rinunciare a... Ci portiamo Xno. E poi ci portiamo qualcun altro che fa male cane. Male cane. Che può essere Giada. Cambiamo lui, ma ci possiamo portare anche Miki volendo, che li silenziamo un po'. No, però con Miki non ho mai preferito Miki, in realtà, però magari possiamo silenziarlo e ci portiamo Giada. Quindi facciamo Giada, perché dico Giada? Glenda, dove è uscito Giada? Ci portiamo Glenda e ci mettiamo vicino i due viola, al Freak e lui, e poi Xno da questo lato. 25 sotto questo, ma io quasi quasi metterei 24 di qua, tanto si velocizzano tutti. Proviamo a vedere un po' come va. Il problema sono i due gialli laterali, o meglio Anna più che altro. Sarò chiedere cosa c'entra Giada. Sì, non ha senso. Giada, non so. Glenda, comunque. Glenda, comunque. Voglio provare Miki. Il mio problema è che sono due che non attaccano, praticamente. Mi dà un po' fastidio, devo dire la verità. Difesa A, la solita sculata, Tris. La solita sculata. Magari ha attaccato uno solo, ha perso. Vai. Ok, blu ne abbiamo. Possiamo fare 3 e 3. Se faccio 4 poi sputtano tutto praticamente. Quindi devo fare per forza 3 e 3. Quindi facciamo 3. Basta. E facciamo 3. Voglio togliere questi qua.
Perfetto. Allora, vediamo un po' se muore. Con le tre tessere pure qua. Perfetto. Ora chi silenziamo? Silenziamo per forza questo. Cioè, non c'è dubbio. Non c'è alcun dubbio. Ora facciamo partire Lianna, non ci importa pure se parte. Per poco! Ok. Io mo provo a fare una cosa, silenziamo pure questo. Poi ci abbiamo già l'aumento di attacco, quindi prima abbassiamo la difesa a tutti. Poi ci spariamo anche Glenda, con la speranza che uccida Sartana almeno. Invece nada. E poi parte lei. Dai, è andata meglio del previsto. Solo che lui mo è silenziato. Questo c'ha sia il silenziamento di Miki, sia l'attacco irrazionale di Alfrica. E praticamente però l'attacco irrazionale non funziona. Perché è silenziato. Tessere comunque non ne vogliono uscire, dai. Cerchiamo di perdere. Oh, silenzio di nuovo. E poi gli sparo questo. Vediamo se muore. Sì, è morto. Due attacchi, due vittorie. In difesa parli, giusto? Giusto? Ok, primo è andato. Secondo. Allora, abbiamo chi toglie le magie benefiche. Non abbiamo chi ci protegge in realtà. No, beh, Glenda pure ci protegge, giusto. Ce la possiamo. Possiamo andare così. Tutti della prima stagione, quindi hanno pure il bonus. Allora, vediamo se tessere come le possiamo fare subito. Allora ne posso fare 3 qua, sicuro. Però poi non ne ho altre. Se invece faccio prima questo movimento, ma comunque siamo punti a capo. La speranza è fare solo questo movimento e vedere se sotto mi esce qualcosa. Quindi facciamo questo. No, cazzo, non l'avevo visto. Peccato. Non avevo visto il giallo che poteva partire. Mannaccia a me, mannaccia. Ah. Ce la rischiamo? Ma sì. Potevo prima silenziarla. Ho fatto errori grossolani a sto giro. Errori grossolani ho fatto, ragazzi. E così non si vince, ragazzi, non si vince. Forza curarmi prima. Allora silenziamo. No, non è partito il silenziamento. Fanculo.
Allora, facciamo così. Questo non ti torna ancora. Uno. Resettiamolo così. Poi lanciamo queste tre tessere a vuoto, ci carichiamo. E che ci carichiamo a fa? A questo punto è meglio buttarla giù. Ma perché il silenziamento qua non è andato? Cioè, tutte le fortune ci hanno. Oh, tutte le fortune. Ma senza tessere la carica basta. Vabbè che sono 6 turni però. Dai, è andata bene. Ho fatto degli errori grossolanissimi, ragazzi, a sto giro. Mi è andata bene. Mi è andata bene. Cerchiamo di non fare più errori. Allora, abbiamo 6 tessere qua. Quindi diciamo che i blu sono carichi. Non sono carichi. Allora, carichiamoli con queste. Ok. Sì, spariamo questo. È quello che mi fa più paura. Quindi facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Vorrei caricare i viola più che altro. Ma non escono ad essere viola. Vediamo se mi cura un po' qua. Vabbè, allora ci spariamo. No, è inutile, ci spariamo. Finire. Va a finire che. Oh, questo schiva sempre. Oh, schiva sempre. Schiva sempre. Adesso è andato molto bene con la destra. Andiamo i prossimi, dai, andiamo i prossimi. Sti 4 stelle. Perderò quindi. Lo so che c'avevo le destre là, però volevo fare l'ebete. Volevo fare l'ebete. Ma quello è il problema, è proprio quello quando ti deconcentri. Che vabbè, tutti 4 stelle, che sarà mai? E poi perdi. Ti silenzio pure, guarda. Ok, andiamo avanti. Qua c'è Mickey. E c'è Krampus. Krampus lo posso. Lui fa i servitori, questo fa i demoni. Vediamo, vediamo. Allora, dobbiamo avvicinare sempre 6 tessere subito. Abbiamo 3 tessere qua.
Però qua non abbiamo nulla. Pure se muovo questa, se la muovo qua, posso muovere le tre blu, le tre viola. Però comunque non c'ho le blu. Se faccio qua però posso averne almeno 4. Ma lo carico a lui. Già ando male, ragazzi. Tanto lui è carico già, non ci posso fare niente. Me lo subisco e zitto. Mi devo subire a quell'altro. Cazzo. Cazzo. Che botte. Non ha preso manco il silenziamento. Un altro paio di demoni, no? Ho qua 6 turni, non passeranno mai. Speravo in qualche tessera in più, ma nada. Ciao Tony, buonasera. L'ultimo mi ha dato proprio fastidio. Mi ha dato proprio fastidio l'ultimo. Sono riuscito più a recuperare. Vabbè, abbiamo fatto questo. Non abbiamo niente da fare di qua. Ora facciamo un po' di ride normali, dai. Un po' di ride normali. Vediamo se riusciamo ad aprirci quel baule. Vorrei continuare a provare la rossa. Ho fatto un po' di modifiche nella rossa. Però. Vediamo. Basta. Vabbè, non posso qua, non dove la uso. No, se mi becca, se becco qualcuno che posso usare la rossa. Servono una tessera gialla, no? Una. Due me ne servivano in realtà. Che facciamo? Che facciamo? Ce la rischiamo? Ma sì. Cioè, perché? Ah, perché non ha preso. Cioè, ha preso il meno 34% di difesa, ma non il blocco delle magie benefiche. Li vorrei buttare giù, ma. Qua mi servono adesso. Sì, vabbè, va. Poi hanno una combinazione micidiale che fanno sempre. Dai, vediamo se c'è coraggio pure di far risuscitare qualcuno. Eh
e non posso più reagire. Non posso più reagire. Fanculo, va. Giusto ora dovevi collegarti. Giusto ora. Vai, andiamo di rossi. Allora, abbiamo tre tessere qui. Ma qua mi servono le tessere rosse. Ok, come danno tessere io sto messo una chiavica, quindi... proviamo ad avvicinarne altre oltre queste tre. La speranza è che escano sotto, ma pure se esce sotto qualcosa. Ne ho tre di qua. Se faccio un tris così, comunque mi serve altre tessere sotto. A questo punto colpiamo le. Cillian, due turni, tre turni, non si è caricato, cioè non è partito una volta il super cavolo, super mega galattico. Cioè, ma vaffanculo, pure lo schiva, ma sul serio? Ciao Nano, buonasera. Il problema di Cillian è il danno che va a fare, cioè è veramente misero così. Però speravo che si velocizzasse un po' di più, in realtà no. In realtà dopo un po' sì, ora sta tipo più 35% di rigenerazione mana, è un botto. Però sta durando pure un'eternità sto raid. Cioè, lui mi ha fatto 350. Quanto ha fatto? 530 o 350, non mi ricordo. Ha fatto un bel danno. E perché questo l'ho saltato? Ora si ragiona. Ora
Ora si ragiona, cazzo. 700 danni gli ha fatto. Però c'avevo anche l'abbassamento di difesa. Però. Mo si ragiona. Ma è quasi quasi andato di nuovo di rossi, ma giusto per testarli ormai. Che non so se emblemarlo o meno a questo. Quello è il mio problema. O addirittura spezzarlo. Tolto Elena perché comunque di base lui potrebbe fare un... Potrebbe essere... Cioè è più veloce e di base dovrebbe far più danno. Non capisco perché lei si carica prima di lui. Devo vedere un attimo le tessere. Cioè le truppe. Che sicuramente lei ce l'avrà la 25 sotto. Però mi sembra strano che lui non si... Comunque il 5% di mana non si rigenera. Cioè non si velocizza. Ok, vediamo a sti due. Cosa succede? Lui c'ha anche il servitore, che non muore sicuramente con l'attacco di... Infatti. Lui ha resistito. Beh, ero disturbi di abbassamento di difesa. Quindi vediamo che danno fa. Tanto fa uguale a tutti e tre. 370 di base, 630 a lui. Che c'ha l'aumento di difesa. Cioè praticamente gli ha fatto il doppio nonostante 1068 e 1015. Vabbè, siamo lì. Siamo lì. Meno male, guarda, meno male. Ho aspettato perché Magni mi abbassa la difesa. C'ho Zimtika che gli toglie l'abbassamento di difesa. Ok, questo resisterà comunque, però vediamo un po' il danno. Sì, 300. Come possiamo fare? Subiamoci il colpo. Mamma mia. Che botta. Che botta. Che botta! Dai, facciamoci pure quest'altro. Sempre di rossi. Non valutiamo. Sto valutando Silian se è il caso di puntarci effettivamente oppure no al posto di Elena. Sempre lui non si era caricato però a sto giro. Non si era caricato. Devo ragionare sulle truppe perché sono le truppe sbagliate sicuramente. Vediamo che danno fa. Sempre con l'abbassamento di difesa e il potenziamento di Bold. 500, 600 e 600. Non è male. Non è affatto male. Anche perché Elena farà praticamente lo stesso danno. Cioè di base su Ariel 345.
Però c'ha 1100 di difesa Arian. No, non ci arriva a 500-600. Fa tutti intorno ai 300-400. Poi dipende come la giri. Dipende sempre dall'avversario, ovviamente. Cioè, tu pensa che ora Falco, col potenziamento di attacco e l'abbassamento di difesa, è riuscito a fare 400 a Sartana. Che non fa danno. Il problema di Sillian è il danno tessera, 630, è veramente basso. Ah sì, 315, ed è uno, cioè è il migliore in assoluto come danno della speciale ai 3. Mentre invece Elena parte da un danno tessera molto più elevato, però fa solo 200%. No, Piero, non l'ho fatta in diretta, ma stamattina ho fatto una chiamata in Valhalla e mi è uscito il magico Kaedmon. Magico Kaedmon. Allora, fammi vedere un po'. Ma ce l'ho sotto di lui la 24. Cavolo, e allora lei è per gli emblemi? Ah, perché lei c'è il 4%. Allora, devo fare un attimo i conti. Facciamoci un attimo i conti. Vi faccio fare pure a voi i conti. I conti. Allora, andiamoci a trovare. No, non esce il Covenant domani, il patto. Allora, prossimi... No, nozioni base. Che stavo cercando? Oh, le truppe. Cavolo. Bonus in attacco. Salviamolo come al solito. Così lo vedete pure voi. Allora, ragioniamo. Ragioniamo, noi abbiamo un rapido che praticamente per velocizzarsi, e si velocizza visto che parte prima di Zabog, un rapido per velocizzarsi ha bisogno del 15% di rigenerazione mana. 15% di rigenerazione mana che lo dà 4% di emblemi. Non dà qua, vero? Sì, ok. 4% di emblemi, 5% Zabog e stiamo a 9, più 9, 18. Quando dovevamo arrivare a 15? Ok. Quindi basterebbe il 2%, giusto? 5% di Zabog, 4% siamo a 9. A 9, 6% basterebbe. Cavolo, la truppa è 5%, la truppa a livello 1. Il mio problema è perché Zabog allora non si velocizza? Hanno la stessa truppa loro. 11 a 11. Perché Zabog non si velocizza? Ah, perché so coglione io, gli emblemi. Gli emblemi. Anche lui c'è al 4%. Quindi lui con gli emblemi al massimo si velocizza, basterebbe il 6 o il 9%, si velocizza se lo emblemo. Mentre invece il mio problema sono gli assassini, che non mi ricordo con precisione come si velocizzano. Sì, si velocizzano da soli, però c'è da considerare questo fattore, ossia il 50%. Quindi una volta sì, una volta no, si velocizzano. Ma al di là di questo, il problema sono i turni in cui va a velocizzarsi. Perché se io all'inizio parto e lancio 3 tessere, lui non è velocizzato. Poi magari il turno successivo gli parte il 5% di rigenerazione mana, e quindi è velocizzato, però magari non lancio le tessere e quindi non si velocizza lo stesso. Ora voglio capire però gli assassini come si velocizzano.
Perché una volta ce l'avevo segnati da qualche parte, solo che poi non ho più. Non ho più fatto lo schema. E infatti non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Allora. Vedere se da qualche parte c'è scritto se qualcuno si è messo a fare i calcoli. Perché loro si velocizzano, cioè partono normalmente con 11 tessere senza la velocizzazione. Quindi sono un po' più veloci dei lenti. Già di base. I lenti con una truppa a livello 24 come ce l'ho io, allora i lenti si velocizzano a 10% e la seconda volta al 20%. Se volessimo ragionare come se fossero lenti, noi il 20% non possiamo mai raggiungerlo. Ci metto la truppa 24 sotto, la truppa 24 mi dà il 13%, mi serve un 7%. 7%, 5% meno da Zabog, mi servirebbe il 2%. Giusto? Il 2% me lo può dare il gli emblemi 2% mi dà. Se fossero lenti li velocizzerei così. Solo che lui non è lento. Devo studiarmi sto fatto degli assassini. Devo guardare gli assassini come con precisione quanta percentuale di mana hanno bisogno. Perché loro partono con 11 tessere. Cioè, se facciamo il 100% diviso 11, non ci troviamo la percentuale? Perché l'unica cosa che so è quello, è che si partono con 11 tessere. Però non possiamo mai arrivare alla percentuale che c'è bisogno facendo calcoli così al volo. Vabbè, ci pensiamo la prossima volta. Ci pensiamo con calma. Devo ragionare un attimo su se qualcuno ha fatto già i calcoli con quanta percentuale di mana loro si iniziano a velocizzare. Perché c'è da mettere in conto, sì, anche la famiglia e quindi di conseguenza anche il 5% che da solo si va a dare. Però io dovrei velocizzare Zabog ora, se non voglio dargli gli emblemi. Prova a fare una cosa, voglio vedere con la truppa 24 quante tessere partono, quante tessere ci vogliono per caricare Silian. Facciamo la terza a sto punto. Anzi, posso fare un raid contro il primo che capita. Vediamo con quante tessere si carica. Perché non ha. Problema è che se me lo uccido sono nella merda. Vabbè, al massimo riprovo. Allora, sono tre. Sono tre. Sono 6. Sono 6. Però lui già ha preso la velocizzazione adesso. Già c'è il 5% di rigenerazione a mano. Addirittura c'è il 10% di rigenerazione a mano. Così non si è caricato, 9 tessere e non si è caricato. Mentre si sono caricati sia il medio che i due rapidi, ovviamente.
No, non gli ho messo la truppa 24, voglio... cioè ci ho messo la truppa 24. Voglio vedere la truppa 24 in quanto tempo si carica. Ok, lui già è partito, il 5%. Il problema degli assassini è questo, che comunque da una parte sì, ok, si velocizzano, però non ti fanno capire con quante tessere partono. Sono a 3 e ora siamo a 4. E 7, si è caricato solo lei, giustamente. Con 10 si dovrebbero caricare tutti tranne Silian. No, si è caricato anche Silian. Però c'ha il 5% in più, perché c'aveva la rigenerazione mana di 5. Con 10 tessere si è caricato. Ho contato bene? Quindi dopo le prime tre tessere lui ha avuto il 5% di rigenerazione mana. Con le sette tessere successive si è caricato come un medio. Però c'aveva il 5% di rigenerazione mana nelle sette tessere che ho lanciato. Allora, voglio vedere però una cosa, fuggi. Rivincita, modifica, mettiamo Elena. Voglio vedere contro lo stesso, questa Elena qui, che però questa è emblemata, quindi un danno ad essere pauroso. Vedere che danno fa su Vela e John, con la difesa abbassata. Il problema è farla caricare. O meglio, non farla morire prima che si carichi. Oh, niente, oh, dammi un'altra tessera, su via. Vabbè. Se muore Falco, fuggi. Rivincita. Per un pelo, ma penso che morirà. Oh, non mi fa testare sto fatto. Che danno fa, Elena? Ah, fuggi, rivincita. Che se ne vale la pena. Carichiamo nessuno. Spera che esce qualcosa qua sotto. No. Ma come si fa? Allora, lui quanto dura? Perché questa momia abbassa l'attacco. Devo portare Bold dopo, per forza.
No, sono fortunato io muore. Guarda qua, va. Ecco. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo. Non sono riuscito a provare sta cosa. Che cazzo. Vabbè, ci proverò, perché mo devo provare per forza contro di lui. Perché almeno so con sicurezza che Vela e John sono allo stesso livello di quando ho provato con Cillian. È giusto per testare se effettivamente mi conviene Cillian in questo modo, che comunque fa 315% rispetto ad Elena che fa 202%. Però anche è anche vero che lei c'ha tipo quasi 300 in più. Non c'ha 300, c'ha 250 giù di lì. Così. Perché se così sono più o meno uguali, è normale che Cillian è emblemato. Poi lo emblemerei in attacco più che altro. Sarebbe molto più alto l'attacco. E poi devo ragionare col numero di tessere per farlo partire. Perché basta un 5%. Abbiamo visto che un 5% mi velocizza a 10. E non è assolutamente male. A 10 vuol dire partire come un medio. Partire come un medio. Vabbè ragazzi, oggi abbiamo testato anche le cose che dovevamo testare. Comunque Tony, ribadisco la cosa. Domani non parte nessun portale nuovo del patto, perché l'hanno spostato al 9 febbraio. Lo dissi l'altra volta quando hanno fatto la, come si chiama, la versione 54. Non c'è nessun portale del patto, non ci sarà ancora il portale del patto. Secondo me si sono resi conto che questo eroe del mese lo cercano in tanti e l'hanno rimosso. L'hanno spostato al 9 febbraio. I prossimi due portali sono le dune, quindi la quinta stagione giovedì, e il calendario lunare, il capodanno lunare, sempre il 19. Poi ci sarà la taverna il 23, ci sarà la festa delle sfide il 26, e poi Contest of Element, quindi la gara degli elementi blu, il 30 e basta. E basta. Io non so se farla per 10, guarda. Cioè, onestamente ce l'avrei. No, forse non ce l'ho perché quella è 3.50, 3.000 me ne servono. Però non so se farla adesso. Io non so se la farò la per 10. Non so se farò le chiamate nelle dune. Vediamo un po' quanti ne ho. Quanti ne ho. Dove stanno? Generale, oggetti utili, giusto? C'ho del patto, ne ho un po'. I costumi ne ho un po'. Per esempio, io potrei fare anche le tre nelle leggende. Anche se è un portale di merda. Però tanto ce l'ho le monete. Ne potrei fare tre. Le dune ne ho. Ho sette chiamate nelle dune. E quindi le farò le dune, sicuramente. Farò sicuramente le chiamate nelle dune. Anche perché c'è Aldannara in evidenza, ci sarà. E Nadda in evidenza. Anche Amos mi farebbe molto comodo, in realtà. Non mi ricordo l'eroe nuovo, se è molto interessante, ma tanto sono tutti quanti interessanti quella quinta stagione, quindi non è quello il dubbio. Poi c'ho nei super elementi, comunque probabilmente farò anche le 4 nei super elementi. Perché a me mi serve un blu. Un blu decente mi servirebbe. E quindi potrei farla lei le 4 chiamate. Dipende se mi è uscito l'eroe del mese oppure no. Se già mi è uscito l'eroe del mese, no.
Se non mi è uscito, probabilmente farò le chiamate anche lì. E poi ai Valhalla comunque le faremo, ragazzi, le faremo mercoledì. Perché tanto vado avanti qua. Andrò sicuramente avanti. Quindi le farò... Qualcun altro le farò. Però mercoledì facciamo le chiamate nel Valhalla. Sicuramente. So back delle dune, ti va? Avrei risolto tre quarti dei miei problemi, non so back. Poi immagina Sobek insieme a Glenda. Lancio prima Glenda e poi lancio Sobek, ho vinto. Sarebbe molto molto interessante. Eh sì, tabula rasa, il 50% in più. Già Sobek di suo fa impressione, figurato con 50% in più. Vabbè ragazzi, concludiamo Empire & Puzzle qui per oggi. Vi ricordo, soprattutto per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni, anche con Empire & Puzzle. Dalle ore 17 in poi siamo sempre qui in diretta, quindi ragazzi seguiteci, che più siamo meglio, meglio è. Vi ricordo che come sempre facciamo due dirette di approfondimento il giovedì, sempre per quanto riguarda Empire & Puzzle, il giovedì dalle 19 alle 21 e la domenica mattina dalle 11 alle 13. E questo giovedì 19, ragazzi, parleremo di Frigg col costume, di Fura col costume, parleremo del nuovo eroe inserito, che inseriranno nelle dune, Eset, e dei due nuovi eroi del Capodanno Lunare, che iniziano entrambi giovedì. Quindi giovedì non mancate, ragazzi, giovedì 19 gennaio non mancate, dalle 19 alle 21 tanta roba,